Salve a tutti ragazzi, bentornati su Hearts of Iron 4 Kaigun. Riprendiamo dal nostro ultimo salvataggio con la Russia che viene pressata da due fronti e siamo qui pronti a fare il nostro dovere. Allora, forse riusciamo a pressare i nostri amici Chinese da qualche altra parte. Vediamo questi cosa mi dicono. 21 divisioni, no decline, non ne ho bisogno, grazie. Siete pericolosi. C'è da dire che una volta la Mongolia doveva essere importante come fronte, adesso invece è diventato estremamente easy. Su, sfonda lì e andiamocene fuori dai piedi. Andiamocene fuori. Che inutile star qui a tergiversare. Se la Mongolia cade e finisce nelle nostre mani, è tutto di guadagnato. Abbiamo un nemico in meno che ci viene. Oh, vediamo un attimo, perché adesso abbiamo alluminio. Non abbiamo abbastanza alluminio. Perché? Vediamo una cosa, invece di importarlo da lì, faccio così. Adesso aspettiamo 24. Ok, e lo portiamo dal Reich. Almeno diamo una mano a loro e non agli Stati Uniti. Come sta andando qui? Ok, le navi sono in costruzione, il che per noi è solo una cosa positiva. Allora, poi questi adesso li riduciamo al minimo. Vediamo cosa dobbiamo importare. Olio. Cioè, mi avete sempre detto che perché io faccio la traduzione letterale. Allora vado a 64 e lo portiamo. Porca miseria, mi tocca prenderlo da lì. Vabbè. Naval Air Innovations è stato completato. Naval Air Innovations mi porta ad avere dei miglioramenti per i modelli di volo. Fighter Models, Close Air Support, Naval Bomber Models. Ok, perfetto. Facciamo Army Air Innovation. Così almeno miglioriamo sempre lo stesso tipo di modello. Vediamo, queste qua cos'è? Air Experience. Air Experience non ne abbiamo. È proprio... non esistono, non c'hanno, perché qui non hanno aerei. Fondamentalmente siamo solamente noi che siamo in zona e che gli facciamo degli attacchi. Basta. Fronte nord. Il fronte nord dice così, eh. Ok. Però se noi dopo gli facciamo così. Quindi mentre stiamo conquistando, non stiamo conquistando un bel niente. Hanno bisogno di uno di organizzazione, quindi non hanno così, porca miseria. Allora, questo fa parte delle cose che bisogna sviluppare. Oppela. La nave sarà pronta per il 29 dicembre, un mese. Mi sembra che
l'offensiva sia giunta ad uno stallo. Allora, facciamo una cosa. Facciamo così, vediamo un attimo che cosa cavolo riusciamo a fare. Anche perché adesso l'intero fronte si è allargato un po' troppo. Ma decisamente un po' troppo. Poi abbiamo bisogno di portare un po' più avanti i rifornimenti, obbligatorio. Quindi porti con costruzioni, subito da costruire, da mettere da parte. Qui la finiamo finalmente di avere ancora i russi che ci scassano, oppure siamo sempre in dilemma. Qualche russo riesce a scappare, qualcuno no. Quindi nel frattempo stanno aumentando i bombardieri navali. Vabbè. Il bet è stato creato bene. Allora, questo qua adesso lo spostiamo sul Betty. Poi andiamo a vedere. Dunque, questi qua li abbiamo già creati tutti, gli altri non mi interessano. giorni è troppo. Interception mission efficiency più 20%. Navale. Engineering, non abbiamo ancora completato un accidente. Lì Land Doctrine potrei fare qualcosa. Anche 109 giorni. Sì, ne ho bisogno. O no? Aspetta, dicembre del 40. Ragazzi, siamo abbastanza indietro con quello che sono le tecnologie di terra. Mi segnala che è inferiore, però in questo momento è bloccato. Siamo bloccati completamente. Convoy sailing. Ok, questo è un escort efficiency più 25% e solar organization più 20%. Direi che possiamo fare adesso in realtà un'altra cosa. Sviluppiamo la Gano Class, che è una light cruiser. Risorse insufficienti. Alluminio. L'alluminio è sempre insufficiente. German Reich. Quindi qui adesso dovrebbe esserci finalmente la nostra base al 29. Vediamo. Oppela, eccolo qua. Finalmente viene rifornita. Adesso qui l'unica cosa è quella di sperare di riuscire a spingerli in modo tale dopo da spingere da qui e da tagliare. Ma qui non ci sono, non c'è niente da tenere sotto controllo, cioè non abbiamo infrastrutture da utilizzare, quindi è un po' un problema. Oh, il primo cassa aggiornato è stato fatto, miglioriamo anche questo che ci porterà alla ICE di 3A, che è denominato comunemente come VAL. Allora, Close Air Support lo aggiorniamo con il Key 51.
così vengono aggiornati. Sì, intanto noi ci stiamo allargando. Vladivostok. Allora, qui è ovvio che non possiamo fare nulla, quindi ci spostiamo su un altro fronte, tipo così, e gli diamo quest'ordine. Allora, facciamo da qui in alto e prendiamo così. Sposta le tue truppe. Vediamo di fare qualcosa di ottimale. Ci sono già nuove truppe che abbiamo da schierare? Sì, no, no. Quindi non facciamo nulla. L'attrito è forte. Vabbè. Qui i supplies sono aumentati un attimo, ma non più di quel tanto. Questo nel frattempo è contento di esistere, perché non ha l'attrito. Total Attrition Mountain, Extremely Cold. Ah. Questo, ho appena scoperto una cosa interessante. Fondamentalmente, vediamo. Grecia. Fondamentalmente le montagne e il freddo generano attrito. Generando attrito ovviamente ti mangiano quelli che sono gli equipaggiamenti e il personale. Vedete? Mountain ti dà un attrition del 40%, inoltre Very Cold più 10. Ok, ho capito. Dunque, vediamo qua come sta andando. Stanno andando bene i combattimenti? Sì, no, forse. Ok, Armier Innovation, adesso vengo a darvi una mano. Airbase Expansion. Sì, sì. Airbase Expansion subito, che così espandiamo e costruiamo nuove basi aeree che ci servono per poter ampliare il nostro raggio d'azione nel momento stesso in cui andiamo in guerra contro gli americani. Dunque, fammi pensare un attimo. La linea d'avanzata è troppo lunga. Facciamo così. Io vorrei andare in guerra contro questi per ampliare il dominio della Nationalist China, ma ho idea che sia una grandiosa stupidata, per non dire di peggio. Vediamo un attimo adesso cos'è. Ah, adesso non mi dici più però che ci sono, c'è il 50% di cose in meno perché operano in due. Ok. Praticamente prima mi stava dando il malus dicendo che non potevo sfruttare al massimo l'efficienza di combattimento delle portaerei perché erano divise su due regioni navali. Essendo divise su due regioni navali, la capacità offensiva viene dimezzata. Questa è una cosa importante da tenere da conto. Red Naval Convoy. Bene, abbiamo affondato una nave nemica. Questo l'abbiamo fatto. Possiamo sviluppare questo. Facciamo un nuovo tipo di sottomarino. Mi chiedo una cosa, c'è lì 401 come idea? Penso di no. Vabbè, non è un problema. Allora, qui stiamo continuamente pressando, quindi riusciamo a ricacciare indietro i mongoli.
Qui abbiamo tutte le unità in produzione, il che ci fa un gran bene. Poi vediamo. Vedi? Vedete? Basta aspettare un attimo e dopo ti arrivano le nuove unità a Gano. Op. Sempre a Kyushu le mettiamo. Poi Lagano è stata creata, va bene. Allora facciamo adesso la Tajima Class. Possiamo fare gli buchi, no, ma troppo lontano, ce lo teniamo per dopo. Vediamo Tajima Class. Battle Cruisers no, non mi interessano, però forse preferisco far questo. Airwings non usate, lo so che ci sono delle Airwings che non sono state usate. Per forza. Quindi non capisco perché ci sono delle unità, vabbè. Improved Computer, perfetto. Adesso miglioriamo la decriptazione. Subito. Eastern Siberia. Questi qua sono ancora degli aerei che non sono... Bel aggiornamento, ok. Così almeno forse riusciamo a far... Oh, finalmente i cinesi mi vengono a dare una mano nelle operazioni. Sì, ma la regione quanto è grossa? Scusate. Almeno le truppe alleate servono a qualche cosina. Questo va molto bene. Ok, siamo in costruzione con le varie cose, va benissimo. Qui siamo sempre qua. Non stiamo andando avanti, siamo completamente bloccati. Ogni tanto fanno degli attacchi. Chi è questo? Fronte Nord. Allora, abbiamo aggiornato un attimo le cose. Facciamo l'ordine d'attacco. Adesso dovrebbe riuscire a fare qualcosa. un pochino più sensato, forse. Spostiamoli. Magari adesso riusciamo anche ad avere un po' più di... operatività. No, non le voglio. Decline. Te le devi gestire da solo le unità. Ci mancano industrie, come al solito. Carrier Cast non è ancora stato aggiornato. Oil e rubber. Allora. Allora, trenta, quarantanove,
66 76. Facciamo passare un attimo, ok. Bello che noi stiamo prendendo tutti dei territori che non servono a nulla in questo preciso istante. Però vabbè, almeno gli stiamo togliendo. Oh, la Ichit Valle è stato creato, perfetto. Adesso, questi qua me li tengo per dopo perché saranno delle cose estremamente interessanti. Questo adesso lo aggiorniamo. No, aggiorniamo questo. Siamo indietrissimo con questi tipi di armamenti. Abbiamo le truppe che non hanno abbastanza firepower. Siamo un po' come il Giappone reale, ovvero che non aveva dei fucili aggiornati, non aveva modalità di combattimento moderne. Siamo già a 20 minuti, ragazzi. Il tempo vola. Letteralmente vola. Ah, porca miseria, questa qui è un'enorme regione. Di supply. Vediamo un attimo cos'era quello. Allora, adesso io faccio tac, così. Ok. Che così almeno c'è lo scaglionamento. In modo tale che così faccio una di Dockyard, uno di Military Industry, uno di Dockyard, uno di Military Industry, in modo tale da diversificare. C'è anche l'Airbase Expansion. Adesso ragazzi facciamo l'ultimo prima di mettere in pausa definitivamente. Vediamo, Convoy Protection. Questo qua è una cosa che voglio fare dopo, prima devo sistemare i russi. Facciamo Army Motorization. Qui continuiamo a spingere indietro mongoli sovietici sulla parte est. Adesso, ok, adesso che si è fermato al 24, andiamo a dare un'occhiata a ovest. Aia. Questo non buono. Come potete vedere, abbiamo una situazione che si è completamente ribaltata. I tedeschi non sono riusciti a riprendersi completamente la Francia e non stanno pressando adeguatamente a est. Anzi, la Jugoslavia è diventata comunista con Tito e fa parte del Comintern. Questa è una situazione molto interessante. Urca l'Italia! L'Italia sta facendo una guerra contro Francia e Inghilterra, che è in Africa, che è veramente ridicola. Vabbè, vedremo che cosa salterà fuori. Niente ragazzi, vi ringrazio per essere rimasti con me, spero che vi sia piaciuto questo episodio e ci vediamo per la prossima puntata di Hearts of Iron 4 Kaigun. Ciao a tutti!